Per essere entrata Fortune Italia, diciamo che è una cosa che penso che tutti sarebbero stati super contenti di finirci, non me lo aspettavo, però sicuramente una bella esperienza, una cosa che ricorderò per tutta la vita, sia perché mi avete messo in copertina, non so se vi hanno pagato, vi hanno obbligato, è stata una vostra scelta, allora lo apprezzo di più. E comunque è un grandissimo obiettivo perché lavoro sui social da tempo, perciò è comunque un bel traguardo e sono molto 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 contenta. Io lavoro sui social da quando ho 16 anni, non lavoro ma comunque li ho, li utilizzo, ci giocavo all'inizio e in quest'ultimo anno e mezzo ho avuto la fortuna di vivere un sacco di esperienze che mi hanno portato poi a farmi conoscere in diversi ambiti, in diverse categorie, in diverse cose, perciò questo mi ha portato a essere qui, ma non in poco tempo, cioè comunque lavorato tanto per arrivare fin qua. Penso che sia difficile per chiunque sapere che cosa si vuole fare da grandi. Però sono molto aperta, spero di vivere tantissime altre esperienze che me lo faranno capire sempre di più col tempo. Potrei fare qualsiasi cosa, nel senso che io mi ci vedo sia a fare la commessa, come ho già fatto, come potrei fare la giardiniera, o magari se poi proprio ce la faccio e devo esaudire un mio sogno, mi piacerebbe avere un mio programma in TV e fare la presentatrice. Poi se non va male provo con le altre due, sono diciamo. Speriamo che la copertina di Fortune ti porti fortuna, allora. E se non funziona vi vengo a cercare. Qual è il segreto per avere milioni di follower? Penso che semplicemente sia essere se stessi, nel senso non c'è un segreto o un trucchetto o qualsiasi cosa, basta essere se stessi, divertirsi, non farsi condizionare, insomma un sacco di cose. Sii te stesso e se le persone capiranno che sono una persona vera avrai quello che vuoi. Che consiglio daresti ad un giovane come te per realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, lavorativi? Allora, io a dei ragazzi che hanno la mia età consiglierei sempre il concetto del non farsi condizionare, nel senso che quando tu ti poni un obiettivo esiste solo quell'obiettivo, ti puoi far aiutare ma lo capisci sempre chi ti aiuta veramente e chi invece lo fa perché vuole ostacolarti, devi superare tutti i tuoi ostacoli mentali, provare a fare le cose che magari anche non ti piacciono e che quindi non proveresti mai, ma potresti veramente capire che è proprio quello che ti porterà sempre più vicino al tuo obiettivo e quindi andare a superare tutto quello che per te sono le difficoltà, e in modo che poi nessuno potrà scalfirti in ogni modo, perché già tu lo avrai fatto da solo.